Buongiorno bella gente, benvenuti nel mio canale. Io sono Amale e oggi sono andata a fare un giretto al Vicolungo e quindi vi ho portato un po' dove sono riuscita a fare i video e farvi vedere gli articoli che ci sono e i grandi sconti che si possono trovare. Ci sono tantissime cose, tantissime marche, dal Calvin Klein a Cavalli, alla Guess, a Louis Jo. Ci sono tante marche con tante cose molto belle. Ad esempio siamo andati al Bialetti dove ci sconti da il 20% fino al 70%. Infatti mia mamma ha comprato una padella, questa qua, che puoi fare la frittata, costava 50 euro, l'abbiamo pagata 24,90. comunque ti offrono anche il caffè, è davvero buonissimo, dico la verità, e ci sono tante tazzine molto belle. Qua c'è la lista dei prezzi, comunque molto bello, mi mancava tutto questo. Allora, e poi sono andata a fare un giretto al Calvin Klein, sinceramente non ho trovato tante cose perché i prezzi erano scontati, però comunque erano abbastanza alti. C'è questa maglietta che era molto carina, però da uomo, ma non ho trovato tante cose belle, nel senso belle cose, però non ho trovato tante cose che mi attirano, mi piacciono. E per quello non ho trovato dei prezzi super vantaggiosi per lanciarmi. Invece vi dico, da Hugo Boss si trovavano delle cose veramente molto interessanti. Avevo provato dei pantaloni che erano davvero molto belli, però peccato che non c'era la mia taglia. Costavano sul 180 euro e il prezzo originale scontato erano a 60 euro. Erano stupendi, però peccato, la ragazza non riusciva a trovare la mia taglia. E invece alla Guess sinceramente ho trovato delle borse davvero molto belle, soprattutto quella rosa fucsia, stupenda, meravigliosa. E anche qua sinceramente i prezzi non ho trovato dei prezzi interessanti, avevano sconto del 20-30% al massimo. Comunque ci sono orologi gioielleria in generale, dai braccialetti a anelli, collane che partono da 19 euro fino a 69 euro, e cosette ci sono carine, vi dico la verità. Però per quanto riguarda il sconto, io il sconto deve essere forte, perché sennò capite, non riesco a prenderlo, mi sembra un po' così. Invece qua sono da Calzedonia, che avevano i sconti dal 40% fino al 70% e anche il 90%. Ho provato questi pantaloni, ma sinceramente mi fa vedere come fossero le gambe storte e un culo proprio inesistente, e quindi niente, ho detto lascia perdere. Questo qua invece ho sbagliato, ho preso la taglia troppo grande, però sono veramente carini. I prezzi, come vi ho detto, variano tanto, ma ci sono dei pantaloni molto belli, tipo come questo qua. E sapete quanto l'ho pagato questo? Pochissimo. Stupendo. La parte sopra è coperta, dalla coscia in giù è trasparente. 12,95 euro, scontato il 60%. Invece questi qua, questi pantaloni da sportivi, che sono leggermente imbuttiti dentro, l'ho pagati 5 euro, ragazze, 5 euro. Invece questo l'ho comprato e l'ho pagato 8 euro. È bellissimo da sera, molto caldo. Mi è piaciuto tantissimo. Comunque ci sono tantissimi articoli di intimo, mutande, reggiseni, che veramente con dei prezzi abbastanza accessibili. L'unica cosa che ho trovato, che è quasi tutti i reggiseni sono imbottiti, quindi io cercavo qualcosa che non è imbottita, non sono riuscita a trovare sto granché. Però ho trovato tantissime magliette, tantissimi pantaloni, tantissimi canottieri con dei prezzi fantastici. Addirittura avevo preso una maglietta di cotone con le maniche lunghe a 1 euro alla cassa, me l'ha offerto la ragazza, ne ho presi 3 per l'inverno. Comunque anche la parte intima molto bella, perché ci sono delle mutandine che sono veramente molto carine. Però sapendo che io uso quelle di cotone che non hanno la cucitura, non è che posso scegliere tutto, insomma.
Ho scelto tra prendermi dell'intimo o prendermi dei leggings stupendi che ho preso. Invece le calze, come vedete, sono scontate perché qua in Spagna la stessa calzata, Calzedonia, la pago 9 euro, invece là sono 2 euro. E ci sono anche tantissimi articoli per i bambini. Questo qua, i pantaloni che vi ho detto, di Hugo Boss, guardate che eleganza, che bellezza, però peccato era un 36, mi stava troppo stretto e non ce l'avrei fatta. Comunque, bella gente, se vi è piaciuto questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Voglio ringraziare tutte le ragazze e i ragazzi che mi seguono, sono iscritte al canale, mi scrivono. Grazie per il vostro sostegno, vi voglio un mondo di bene. Grazie a tutti e buona giornata.